Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Negli ultimi giorni Alessandro Matri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Quasi 36 anni, mi pare che li faccia questo agosto, ha deciso di ritirarsi dopo quella che è stata una mezza stagione col Brescia, in cui è stato praticamente portato dentro ma senza grandi risultati. Ma credo che negli ultimi 1 o 2 anni, insomma, si era un po' defilato rispetto ai palcoscenici importanti, forse anche un po' di più. Ho giocato col Sassuolo con anche buoni risultati, poi un po' è andato scemando la cosa. E lo stesso Matri ha dichiarato di non sentire più gli stimoli, di non volersi sentire un peso. Giustamente ha fatto una scelta giustissima, quella di ritirarsi per non portare avanti in modo ridicolo e spesso anche ingiusto una carriera solo per un discorso puramente economico, quando piuttosto ci si ritira quando ci si sente di ritirarsi. Volevo dedicare un video a Matri perché fa parte di quella casistica di giocatori, non dei campioni, che sono campioni per noi per quello che hanno dato alla Juventus, alla causa della Juve, ma che fanno parte di quella categoria di buoni, più che buoni attaccanti italiani, un po' vecchio stampo, un po' della categoria dell'età, dei vari Borriello, dei vari Gilardino e appunto Matri, Quagliarella, quelli che sono nati nel prima lustro degli anni 80, quindi questi nomi qua, che hanno fatto una carriera normale, senza, con qualche alto e con molti bassi, che sono alcuni di questi. Beh, chiaramente Gilardino forse è quello più votato alle vittorie, visto che ha vinto il mondiale, a seguito poi anche Borriello ha vinto qualche trofeo, uno con noi, tra l'altro, Quagliarella, idem, e infine c'è Matri, che ha vinto 3 scudetti, 2 Supercoppe e una Coppa Italia. Tra l'altro, tornando quella metà di stagione, se ricorderete, nel 2014-2015, tornò in prestito del Milan, che ce l'aveva comprato, tornando con uno stipendio dimezzato tra noi e il Milan, e vinse una Coppa Italia, se la fece vincere lui, tra l'altro, in gol in finale contro la Lazio. Fu una cosa veramente particolarissima, stranissima, oltre a vincersi un altro scudetto e a partecipare come in una finale di Coppa Campioni, come abbiamo perso quella di Berlino. Insomma, al di là di tutto questo qua, Matri sicuramente fa parte di questa categoria. Perché noi lo ricordiamo con così tanto affetto? Matri lo ricordiamo con affetto intanto perché fa parte della prima Juventus, della rinascita, quella di Conte, ed è stato lui il giocatore in doppia cifra, insomma l'attaccante di riferimento quell'anno, insieme a Vucinic, loro due soprattutto, poi un po' alla volta si è accostato anche Quagliarella e Del Piero chiaramente. E sicuramente questo è importante, il fatto di essere accostato a una Juventus, la prima Juventus vincente, è importantissimo. Lui ha già fatto un bellissimo metà di stagione 2011-2012, se non erro, in cui ha fatto molto bene in quello schifo di annata. E poi ha confermato l'anno dopo e anche l'anno successivo con la gara, insomma, col turnover insieme a Vucinic e Giovinco, se ricordate, qua è la stessa. Quindi è per questo che siamo molto legati a Matri, perché lo accostiamo a quello che è un periodo molto importante per noi di rinascita. Ecco perché tutti i giocatori di quel periodo, anche escludendo chiaramente i campionissimi tipo la Pirlo, tutti li consideriamo tipo un Pepe, ad esempio, li consideriamo molto bene appunto perché ci lega a questi ricordi importantissimi. Matri è poi un giocatore perfettamente stile Juve, mai sopra le righe, che conduce una vita normalissima, è un esempio, un modello di vita sia dentro che fuori dal campo, e questo è molto importante per legarsi molto bene a quello che è la mente Juve, perché spesso riconosciamo in giocatori che sono modelli esemplari in tutti i campi, anche se effettivamente la parte fuori dal campo non ci potrebbe interessare, ma in realtà ci interessa, perché poi andiamo a giudicare spesso le persone anche in base a questo. Proprio per questo è sicuramente uno di quelli che aveva lo stile Juve, ma non perché la Juve sia superiore ad altre, ma perché è quello che cerchiamo in giocatori alla Juve. Poi infatti siamo spesso pronti a criticare chi non rispetta queste condizioni, e ci affezioniamo meno a chi non rispetta queste condizioni, che ci siamo un po' preposti, un po' come visione personale. Quindi tutto il merito di quello che ha fatto Amato, una carriera secondo me molto buona, molto esemplare, perché comunque è un giocatore con dei buoni mezzi ma non eccessi, che ha fatto però molto bene, che ha vinto anche, e fa parte ovviamente di questa casistica qua. Poi ovviamente ci possiamo aggiungere il fatto che sia insieme ad Anargi, e sicuramente questa componente ha sempre destato da parte di Matri grande interesse per la vita familiare di questi due, perché Anargi è riconosciuta per essere una delle donne italiane VIP, insomma, più belle. Quindi Matri sicuramente fortunata anche per questo, ma non solo perché Anargi è una bellissima donna, ragazza, ma anche perché ci ha fatto una bellissima famiglia, quindi appunto per questo è una persona serissima, che al di là dell'ironia intorno ad Anargi e quant'altro, che sicuramente è grande fonte di fortuna per il buon Matri, sicuramente chiaramente ha fatto una scelta di vita importante anche in tal senso. E quindi il personaggio Matri, la persona Matri, Alessandro Matri, abbiamo visto anche per questo motivo qua, un ragazzo normale che ha fatto
Si è dato da fare, si è rimboccato le maniche e ha fatto un'ottima carriera calcistica, portando a casa quindi dei guadagni importanti per la propria famiglia e quindi è sicuramente un modello da prendere in considerazione per chi magari vuole perseguire questa strada qua, quello sicuramente, perché vuol dire che con l'impegno non sempre bisogna solo affidarsi ai propri mezzi, ma se i mezzi vengono sfruttati male può essere anche Messi, ma un Messi che sfrutta male i propri mezzi rimane un giocatore qualsiasi, invece un buon giocatore come Matri sfrutta al pieno il proprio potenziale, chiaramente fa anche più di quello che inizialmente avrebbe potuto sperare di fare. Quindi, grande insomma, rispetto per Matti, spero che possa fare una carriera da allenatore, preparatore, quello che vorrà fare, molto buona perché credo che abbia i mezzi, perché è una persona sicuramente intelligente e ben inserita, nel senso che comunque ha sicuramente lasciato un buon ricordo a tutti quanti, quindi potrebbe essere questo una fonte da parte di chi è più vecchio di lui e chi l'ha allenato, che ci ha giocato insieme. Lì subentrare in qualche staff, quindi questa è una cosa che non posso escludere. Una grande amicizia, ad esempio, con Pirlo, è uno dei giocatori stimati da Allegri, appunto perché l'ha visto sia al Cagliari che alla Juve, l'ha rivoluto anche. Quindi, per tutti questi motivi, qua, secondo me, è una strada spianata per una buona condizione di carriera, perché molti giocatori poi si trovano giovanissimi, perché a 36 anni senza un lavoro sostanzialmente, quindi devi in qualche modo campare. Alcuni fanno delle scelte molto mirate perché godono di grande intelligenza, secondo me, e di insomma, agganci importanti, non raccomandazioni, ma chiaramente possono, grazie a queste persone, sviluppare un percorso professionale proprio. Altri si perdono perché preferiscono magari sfociare nel bomberismo e alla fine poi si trovano a 50 anni senza un soldo. Ma queste sono casistiche particolari. Quindi, in bocca al lupo, Alessandro Matri, per tutto, e un grande ricordo per un campione bianconero della storia recente dell'ultimo decennio bianconero. Forza, io come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.